Buongiorno, oggi senza trucco. Cominciamo con l'applicazione del fondotinta e delle tre cose essenziali che si devono fare la mattina. Svegliarsi, quella è la prima. Secondo, lavarsi il viso e togliere la crema che abbiamo messo la sera prima, o il siero che abbiamo messo la sera prima. Io consiglio sempre saponetta di Marsiglia. Leva le impurità, leva il sebo in eccesso. Purifica la pelle senza interagire. Poi possiamo mettere una crema o un siero, dipende dallo spessore che noi vogliamo e sopportiamo. Non esiste una crema top, non esiste una crema meglio di un'altra, esiste la crema giusta per noi. Chi si trova bene con Collister, chi si trova bene con Lancôme, chi con Chanel, dipende dalla nostra pelle, dobbiamo fare purtroppo delle prove. E io in genere vado su dei prodotti molto leggeri perché anche avendo la pelle secca non sopporto niente, non sopporto creme e quindi voglio una cosa che non mi faccia un filtro e voglio una cosa che non mi rimane pesante al viso, c'è chi invece vuole sentirsi piena. Quest'anno ho provato una nuova crema della Collister, che è la Collister Energetica Antietà Rossa con uva rossa. Stessa linea, esiste la Bio Rivitalizzante che è buonissima e non ha l'antietà dentro, cioè ha un'antietà ma un pochino più leggero. All'uva rossa agisce facendo un pochino riempitivo, ma non troppo, e è leggera. È leggera come la Bio Rivitalizzante comunque. E prima usavo la Clarins, la classica vitamina C, anche quella è molto buona. Quest'anno ho cambiato, ho voluto provare questa che è molto, ha un film molto sottile, si applica tranquillamente, si stende tranquillamente con una goccina, fai tutto il viso e è molto buona. Stessa linea Collister, poi esiste la linea antietà un pochino avanzata, ci sono diverse linee Collister diverse per le diverse età. La Collister, ricordiamo, fa anche la linea celeste, che è quella più delicata per chi magari soffre di cuperose. O comunque di arrossamenti della pelle, è molto buona. Come sappiamo, la Collister come marca medio-alta è molto molto buona. Io, per esempio, ho provato delle creme di Chanel, anche le creme Basic, ma mi rimangono al viso troppo pesanti e hanno un odore che non mi piace perché è una leggera profumazione. Collister invece lavora senza odori. E quindi, come vedete, ognuno ha la sua di crema. Allora, passiamo alla stesura del fondotinta. Dopo io ho già messo la crema, ovviamente. Allora, sto utilizzando Nuba Istaminal, cioè un fondotinta liquido alle cellule staminali. Quindi, mettendo questo, la pelle si rigenera in automatico, fa da crema e da fondotinta. Ecco perché dico io non sopporto creme che mi rimangono invasive, perché già utilizzo questo tipo di fondotinta dove è già morbido e mi rimane la pelle non secca, sempre perché io sono tendente al secco. Allora, puntini. Spostiamo qui il capello. Allora, io utilizzo questo tipo di crema che bagno, strizzo, faccio uscire l'acqua e comincio a stendere il fondotinta nelle parti. Qui, anche un pochino tamponando in modo che non si vedano le righe. Ecco qua, questa è un'applicazione veloce che si può fare la mattina. Allora, io un pochino di fondotinta lo metto anche sulla palpebra che mi fa da primer, senza mettere troppe cose perché noi, come sappiamo, la mattina andiamo sempre di corsa. Ecco, questo è il risultato del fondotinta del Nuba Matte, molto molto compatto. Ricorda un pochino il Dior Forever, è sottile, non è invasivo. E rimane, ecco, molto molto sottile,
In 60 secondi si fissa e la sera si toglie soltanto con un olio, con uno struccante bifasico. Dopo che abbiamo messo il fondotinta e lasciamo asciugare, aspettiamo questi 60 secondi, io in genere metto un pochino di correttore, però non è essenziale da mettere. C'è chi non lo mette e utilizza soltanto la seconda passata del fondotinta. Allora, Istaminal è un fondotinta molto compatto e non serve fare la seconda passata. Però c'è chi ama avere un fondotinta pieno e fa la seconda passata anche con l'Istaminal. Secondo me è inutile perché facciamo solo l'effetto cerone, tra virgolette, sul viso, quindi secondo me è inutile. Allora, io utilizzo un correttore da 5 euro che è della Laila. Poi c'è anche la Nuba illuminante che si passa, bisogna saperlo prima di tutto mettere. Secondo, bisogna andare calmi e avere tempo. Io utilizzo il numero 5 della Laila che viene 5 euro e è efficace, adesso l'ho anche finito, lo devo ricomprare. E picchetto leggermente, picchetto non struscio, mi raccomando, sotto l'occhiaia. Ecco qua, mi fa un effetto coprente ma naturale. Eccolo qua, sempre un effetto, vedete? Perché invece soffre di occhiaie, borse, gonfiore sotto l'occhio, ci sono delle creme specifiche, per esempio della Lancôme. Io l'ho provata, è una linea che si chiama Energie de la Vie, è vegan, è una linea vegan a base proprio di radici e di bacche di goji, se non sbaglio. È un defaticante, non è un contorno occhi effetto lifting, è un defaticante, cioè leva stendendolo. All'assorbimento leva il gonfiore dell'occhiaia sotto l'occhio. Quello è molto buono, costa 23 euro, mi sembra in vendita, scontato. E non è un antietà 60 euro, 90 euro che dura mezza settimana e è molto buono. Io provo tutti i prodotti, da partire da Kiko ad arrivare a Wygon, Lancôme, Chanel, Dior, Nuba, quindi provo tutto per sapere cosa fa il prodotto e cosa ci dà. Certo, ovviamente sulle mie esigenze, poi ognuno di noi deve provare. Io consiglio sempre che di provare, nessuno ci può dire il prodotto adatto a noi o non adatto a noi. Quando vengono le mie clienti amiche, lo posso consigliare, cerco di interpretare il tipo di pelle e lo posso consigliare, però adesso te lo do. Ecco, lei vuole il ciuccio, scusate, arrivo subito.